come prepararsi alla dipartita, diciamo, delle persone amate. Allora, per quanto noi ci prepariamo, non siamo mai pronti, perché comunque è un'emozione estremamente forte, per cui anche uscire un po' dall'illusione di essere assolutamente preparati, possiamo arrivarci un po' preparati. E come possiamo realizzare questo? Intanto, prima di tutto, chiudere i sospesi. Che significa poter dire alle persone, alla persona amata, quanto è stato importante per noi. Magari in quei momenti lì evitiamo di andare a dire un qualcosa per scaricare il proprio senso di colpa, perché è un problema nostro gestirsi il senso di colpa. Però dire alla persona che cosa ci ha passato, che cosa ci ha insegnato, quanto l'abbiamo amata, questo è fondamentale. Quindi anche lì uscire dalla pretesa di dire a tutti i costi, dipende dalla relazione che c'è stata e che c'è con la persona. Ci sono delle relazioni che sono più sui fatti e delle relazioni che sono sui fatti e anche sulle parole. E questa è una risorsa per poter aiutare a uscire la persona dal senso di colpa, a far uscire la persona dal senso di colpa, che da una parte avrebbe voluto fare diversamente da come ha fatto quello che era in grado di fare. Ha utilizzato la via di comunicazione che avevano utilizzato per tutta la vita. Un altro strumento che noi possiamo utilizzare è il testamento olografico, che significa aiutare la persona o noi stessi, no? A destinare i vari oggetti. La poltrona su cui lavoro la lascio a, la penna che uso tutti i giorni la lascio all'amica. Quindi andare a destinare gli oggetti che non hanno un valore magari economico, perché qua non vi parlo del testamento che uno può fare dal notaio, eccetera, eccetera, ma proprio testamento olografico, come destinare i vari oggetti. Per poi anche può essere faticoso da una parte, ma se uno sa che si sta avvicinando alla fine della propria vita, cominciare a fare ordine nelle proprie cose. È una responsabilità per non sovraccaricare quelli che verranno. Buttare via quello che decidiamo che è inutile, che non serve, quello che non vogliamo lasciare in eredità, buttiamo via. E il testamento olografico è proprio lasciare un pezzo di noi a ogni persona che abbiamo amato nella nostra vita, aiutare la persona a ricercare il senso. Io dico sempre aiutare la persona o aiutare noi stessi, no? Il senso della propria vita, perché comunque la vita ha sempre avuto un senso. A volte la persona non lo vede, e invece dare un senso alla propria vita è un modo di poterla chiudere. E questo perché è importante? Perché quando una persona si avvicina a fine vita e non avviene per vecchiaia, per morte naturale, ma magari avviene per malattia, io ho visto che spesso le persone o si addolciscono in quanto si stanno veramente preparando al fine vita, quindi l'hanno una grande parte di loro l'ha accettato, dico una grande parte perché una parte di noi comunque rimane attaccata a chi resta nella vita e quello che fa male principalmente. Un'altra parte è soddisfatta di quello che ha portato avanti nella propria vita, è pronta a fare un passaggio, è pronta perché magari crede in una continuazione. Oppure c'è la persona che si incattivisce, che non accetta assolutamente, è nella rabbia e nella proprio nella cattiveria, si vede che fai dei gesti aggressivi, cattivi, no? E allora lì è importante che gli sta vicino non prenderli sul piano personale, ma rendersi conto che quella è proprio la sofferenza, la difficoltà della persona che se ne sta andando.
non sono rivolti a chi li sta aiutando, al caregiver, ma sono espressioni di difficoltà. Queste sono un po' le modalità che io ho incontrato di più, appunto la dolcezza oppure l'aggressività. E quindi, quando è possibile, aiutare la persona a dare un senso che ha avuto, insomma, che senso ha avuto per lui, per lei, la vita che ha trascorso, aiutarla anche a chiudere i sospesi, passaggio del testimone, una risorsa, un'altra risorsa che noi possiamo utilizzare, quindi anche come strumento, è l'immaginario del dopo la morte. Che cosa la persona immagina di là? Immagina che ci sia un paradiso, quindi è credente, immagina che non ci sia nulla, che cosa immagina? Immagina la reincarnazione, immagina poi la risurrezione, insomma, che cosa immagina la persona? L'autobiografia, se la persona ha tempo, potete aiutarla a scrivere. Scrivere un libro. O lasciare anche semplicemente uno scritto della propria vita ai figli senza che debba essere un libro per forza, quindi proprio aiutarlo a fare la propria autobiografia, perché? Perché questo è interessante, perché con l'autobiografia che cosa fa? La persona va a rivisitare la propria vita e quindi la vede da un altro punto di vista.